Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di che cosa può succedere o potrebbe succedere nel caso in cui nel vostro acquario ci fossero grandi quantità o comunque rilevabili quantità extra di metalli pesanti. Nel mio caso si trattava principalmente del ferro e forse un pochino di rame. Comunque, che cosa sono i metalli pesanti? Sono tutta quella categoria di metalli che fanno parte poi di gli oligoelementi in trace che nell'acqua di acquario ci sono anche nel sale, ma che in grandi quantità provocano dei problemi. Ad esempio, il rame provoca la morte di invertebrati, soprattutto dei molluschi, mentre il ferro in eccesso può far crescere molte alghe filamentose. Quindi, se ci sono i nutrienti bassi ma le alghe crescono, vi potete già fare una domanda sul fatto che magari nella vostra acqua osmotica c'è del ferro, magari c'è caduto un piccolo attrezzino di metallo che poi sta iniziando a ossidare e lasciare ioni. Quindi controllare spesso le pompe che non formino parti arrugginite che appunto rilasciano ioni, controllare anche cosa usate per fare la manutenzione, se le lamette del vostro puliscivetri sono sporche o presentano, diciamo, questi inclusi di ruggine, dovete buttarle, oppure usarle per l'acquario d'acqua dolce, ma io vi consiglio proprio di buttarle perché non sono più funzionali e rilasciano ioni dannosi in acqua. Nel mio caso che cosa è successo? Avevo comprato un sifonatore per il fondale a pile. Mai comprare le cose a pile, non le comprerò mai più, perché praticamente dal cassetto di dietro, mentre lo utilizzavo, provavo a utilizzarlo perché non si accendeva più, infatti non capivo perché, è uscito un liquido che era quello delle pile, probabilmente perché era entrato nel cassetto l'acqua di mare, quindi si erano ossidate, si erano aperte e niente, è caduto tutto sopra la Xenia, ha fatto proprio una nuvola di ossido di ferro molto probabilmente. Allora, che cosa ho fatto? La prima cosa da fare innanzitutto è cercare di levare più acqua possibile. Io ho fatto un cambio massivo proprio di quasi tutta l'acqua dell'acquario. Nonostante tutto, la Xenia, ovviamente, le parti che sono state colpite le ho dovute rimuovere. Ho levato tutto e adesso da uno dei talli stanno uscendo delle manine. Quindi vuol dire che la Xenia forse con il tempo si riprenderà. Ha fatto da spugna, fortunatamente per gli altri coralli che non presentano grossi problemi, ecco. L'unico che ha rallentato la sua crescita è l'Euphyllia parancora, che era là sopra, infatti vicino in concomitanza, e non so per quale motivo la Caulastrea, quella azzurra, che però quella lì proprio non ce l'ha fatta, era praticamente monocalice, quindi non ce l'ha fatta. Gli altri coralli tutto sommato stanno bene, le ricordea stanno bene e nel complesso anche il gambero sta bene, che è comunque un invertebrato abbastanza delicato da questo punto di vista. Ho fatto bene a fare quel super cambio. Ma adesso andiamo a vedere proprio nello specifico come stanno i coralli e anche il loro leggero rateo di crescita, anche se comunque rallentato. Nelle settimane ho anche inserito dei coralli nuovi, SPS, tipo Acropora e anche una Montipora. Ma dopo ve li faccio vedere. Qui si può vedere la Seriatopora, che comunque ha un aspetto sano, anzi ha un buon rateo di crescita, si vede che, diciamo, rispetto al vecchio video che vi ho fatto vedere è migliorata. L'unica cosa è un piccolo sbiancamento. E qui invece una Acropora millepora che ho inserito da poco, che già in realtà ha iniziato a fare la colata sul basso, quindi significa che sta bene. Successivamente si può vedere una talina di Acropora tenuis che ho fatto io, ci mando una Acropora che avevo già e l'ho inserita all'interno della vasca, proprio incollandola così. Qui invece una Acropora, di non so quale specie, tuttavia sta crescendo abbastanza bene, anche questa sta facendo la colata. Ho inserito delle varie Euphyllia, Euphyllia glabrescens sulla destra e Ancora. La glabrescens bisogna stare attenti perché è urticante nei confronti anche degli altri tipi di Euphyllia, mentre invece Euphyllia Ancora, magari e Parancora possono stare vicine. Difatti le ho inserite vicine. Le ho inserite da poco, diciamo che non hanno problemi, nel senso stanno bene, sono in salute e restano in salute perché non ci sono più stati problemi fortunatamente, quindi incrociando le dita non dovrebbero essercene più, insomma. Andando avanti invece dei vecchi coralli, le scolimia stanno benone, anzi colorazione ottimale, tutto a posto.
Le goniopora ora in quel momento nella foto erano chiuse, in realtà stanno anche molto meglio, solo che in quel momento avevo spostato la roccia e quindi si sono un po' chiuse e hanno difficoltà, diciamo, di solito nel riaprirsi. Le ho spostate perché avevo capito che quella situazione era ottimale, sotto un'altura. Le caulastrea, ho comprato una caulastrea nuova che sta benissimo, sta già dividendo verso la sinistra in alto, c'è quel calice che si sta dividendo, e quella rossa invece sopravvive, speriamo che insomma riesca a crescere come si deve. Tuttavia, insomma, vedremo. Invece degli Zoanthus si può dire che sono strani, sono degli esseri viventi strani. Alcuni, come avevo detto, possono essere difficili, altri invece possono essere più facili. E ovviamente questo rosa in questo acquario è abbastanza difficile, mentre invece questo verde non so se prenderà. Gli altri due ora sono chiusi, prima erano più aperti, però poco importa. Invece questo qua rosa e verde, ho fatto anche una talea, cresce che è una meraviglia proprio. È una cosa eccezionale, cioè. La parancora invece ha subito un grosso rallentamento, pensavo quasi che non ce la facesse, invece tutto ad un tratto sta prendendo vigore, sta anche continuando la sua divisione, quindi non so, vedremo con il tempo come si svilupperà anche questa. Qui invece abbiamo Goniastrea che sta veramente benone, anzi continua le sue divisioni, piano piano cresce, comunque sono coralli quindi crescono abbastanza lentamente. Dietro il Cerianthus si vede in sfondo, che magari lo zoomo, che sta benissimo, filtra l'acqua da particolato organico, quindi vive benissimo. L'ho spostato sotto la grotta perché ho visto che nella posizione esterna soffriva un po' le luci, quindi ho visto che stava molto più aperto all'interno delle arcate della grotta, allora l'ho spostato. Qua invece abbiamo la trachifiglia che sta benone, l'ho spostata verso il basso perché vedo che ha maggiori aperture, va spesso alimentata, in questo momento ha fame perché tiene i tentacoli un po' aperti nonostante ci sia luce, per cui va alimentata, non eccessivamente per evitare che la vasca si inquini troppo. Qua ci sono le ricordee che stanno bene, benissimo, non hanno avuto nessun problema, ecco. Quindi diciamo che nel complesso l'acquario sta benone, ha reagito abbastanza bene. Quel cambio d'acqua è stato fondamentale, direi. Comunque, tutto sommato, procede discretamente questo progetto. Sta andando abbastanza bene, come potete vedere, l'acqua è anche abbastanza cristallina. Quindi, diciamo che sono soddisfatto, ecco. Ovviamente, ancora qualche ciuffo algale persiste, perché comunque, dopo che si è formato, è difficile mandarlo via. Però, tutto sommato, sta regredendo. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito e che in realtà non sia necessario, perché comunque i metalli pesanti sono abbastanza insidiosi. Ci vediamo alla prossima!